Ciao belle gufettine, scusate il sobbalzamento della macchina. Allora, oggi un trucco, ho usato un po' nonostante sia mattina. Aspettate che ho già visto una cosa che... Ecco qua. Allora, ho usato la palette della Elf, quella che ho appunto acquistato. Aspettate che prima di... per elencare i prodotti, ormai mi sono munita degli occhiali che ingrandisco, quindi la palettina della Elf, vediamo cosa c'è scritto al contrario. Cool, ma c'è una serie di umbri, non so, è Lip Face. Comunque la tonalità sul viola, perché mi sembra che non ce ne sia una di questa palette. Cioè, c'è tutta la colorazione, ci sono tutte nel sito comunque. Poi ho usato come sempre per gli occhi, quindi queste. Poi ho usato la matita della Make Up For Ever, quella nera. Poi ho usato per l'interno dell'occhio questa matita color burro, la chiamo così, Butter Burro, della Collistar, all'interno dell'occhio appunto. Il punto luce invece l'ho fatto proprio sempre usando solo la palette della Elf, e il mascara, il mascara MAC. E sotto ho messo la mia crema, oggi c'è molto sole qua in Sardegna, oggi c'è di nuovo, però c'è freschetto, cioè effettivo per me, parla una che ad agosto le calze, quelle corte fini, E poi ho messo, non ho voluto mettere il primer, però ho usato la crema Matifiant, sarà giusto, Matifiant Crème Peau, dovrebbe essere pelle, non so come si pronuncia, Mixte è scritto, poi ognuno lo pronuncia come vuole, meno male che mercoledì arrivi a Grasse Brilliance Combination to Oil Skin Shine, combinazione pelle brillante, il resto ve lo cercate sul Google. Comunque una crema insomma che opacizza, una crema opacizzante, c'è scritto in italiano, applicare mattina e sera, eccellente base per il trucco. Daniela, non potevi girarlo prima, no? Vabbè, era per far vedere che sto prendendo ripetizioni, che non... No, adesso come viene Alessandra, vedete, ci sarà un cambiamento da così a così. Ci saranno molti cambiamenti. Oddio. Va bene, ok, tolgo gli occhiali e iniziamo. Cioè, che ti perdi? Speriamo non si senta molto. Allora, iniziamo. Allora, prendo il prodotto più chiaro con un pennello così e faccio tutta la base. Rebecca Black is a nice girl. Yeah, I don't think she would start this, honey. Ecco qua, si è già formata la riga, vedete, perché non metto il primer potion, è l'unico, vi dico è l'unico che non mi fa uscire la riga, perché io ho le palpebre grasse. Ci sto mischiando anche un po' di questo, ok, questo sotto al bianco. Qua diciamo che non oltrepasso, lo faccio solo sulla palpebra mobile, ok? Poi invece prendo un pennello così, sempre a lingua di gatto, però un po' più grande rispetto all'altro, vedete? Ok? E vado a prelevare il viola intenso. Ok. E lo picchietto qua. Sentite questi rumori, sono i gatti che stanno giocando. Poi
prendo un pennello da sfumatura così e sfumo. Ok, inizio. Okay. Poi riprendo un po' di viola con lo stesso pennello e vado sulla piega proprio, sull'osso diciamo, cioè in modo che il prodotto vada sia sulla piega e sopra l'osso, in modo che così si vede comunque con l'occhio aperto. Quindi oggi mi preparo con voi. Allora, poi prendo un pennello così vicino e prendo sempre viola, però prendo una puntina e vado a fare questa linetta qua così per congiungere bene, e poi con l'eccesso vado a pareggiare, vedete dove, insomma, comunque ne devo mettere un po' in più. Ecco qua. Allora, l'altro giorno vi racconto questa cosa, mi sono incontrata con Sara, che mi doveva dare, riprendo il pennello per fare dei ritocchi, prendo un po' di viola e la vado a mettere là dove manca, ossia qua. Mi sono incontrata con Sara, la mia amica che fa queste meraviglie. Ci siamo incontrate, ci siamo date appuntamento in un bar, e ha portato pure una delle sue bimbe, no? A parte che ha degli occhi stupendi questa bambina, interno dell'occhio appunto luce, e quindi eravamo lì tutte che stavamo guardando le meraviglie di Sara. Poi ho preso tutte le cose per me, che sono regali di compleanno, sì, ciao, di Natale, regali di Natale, che però è anche sia per me che per altre persone, no? Li ho fatti fare tutti da lei. E la bimba si chiama Aura, è un amore, ha gli occhi colore verde smeraldo, verde mare di Sardegna, proprio bellissimi. Poi è troppo dolce ed era tutta l'ora attaccata a me, e io ho detto: Aura, vieni a casa di zia Dani, perché mi chiama zia, vieni a casa di zia Dani. Sì, io non pensavo venisse, perché sai, le bambine, no, 7 anni, poi sì, chiedo alla mamma, dico: Sara, ho chiesto tua figlia se aveva piacere di venire a casa, e mi ha detto sì. Ah, sì, prendila così, sta tranquilla, non ti preoccupare, io speriamo che sia tranquilla, non è che poi si mette a piangere, no, perché a casa non era ancora venuta. Matita Makeup Forever nel frattempo. E niente, però prima di andare a casa, di venire qua a casa nostra, e che bellina è Smart, era contentissima perché non era entrata mai in una Smart. E siccome io nella mia macchina mi faccio un video in macchina, poi no, e c'ho tutte le placche, sapete che la Smart ha delle placche, cioè è tipo il frigo, come si dice, che ci puoi appiccicare con la calamita, e quindi io sono piena di calamite, no? E lei si è messa a contarle, io ho detto no, troppo bellina, gli ho detto dai, sceglietene una per te e una per tua sorella, sono pienissimo, e invece se l'è dimenticata, quindi ora te le devo. Ok, quindi Make Up Forever, la matita nella rima superiore. Poi, mascara MAC. E quindi stavo dicendo, siamo passate a casa di mia suocera, no? Fatalità, c'era mia nipotina,
figlia della sorella di mio marito, Giorgia, che è attaccatissima a me. Come va vista a mano presa con Aura, che non conosce, ha un anno in più, Giorgia ne ha 6 e Aura ne ha 7. E poi sono alto uguale praticamente, cioè 2 cm Aura più grande e più alta. E gli faccio: ciao, amore di zia Giorgia, lei è Aura? Guardate la scena, vi faccio Giorgia. Le tende la mano, perché un piacere, come gli adulti, la cosa impressionante. Ciao, sono Giorgia, ho 6 anni. Così con questa faccia. Ciao, sono Giorgia, ho 6 anni. Tipo presentazione, che ne so, uomini e donne. E ora le fa: ciao, io sono Aura e ne ho 7. Quella. Giorgia non mi poteva vedere perché diceva: chi è questa adesso che mi ha rubato la zia? Stavo morendo dal ridere. Erano in competizione, che poi io stavo andando via con Aura. Se fossero rimasti 10 minuti, ma neanche 10, avrebbero giocato assieme. Conosco mia nipote, che è molto socievole, quindi poi anche Aura è dolcissima, quindi avrebbero subito giocato assieme. Però è successo solo in una decina di minuti, quindi. E quindi poi, quando scarterò i regali di Sara, vi farò vedere anche gli altri, anche se io so già cosa c'è per me, però. Siccome gli altri ora non li posso ancora far vedere, comunque prima di darli faccio il video e poi lo carico dopo Natale, così vedete anche quelli altri che andranno alle altre persone, quegli altri che andranno alle altre. Ok? Oddio, che l'ho detto tocco di volta. Oh, mamma mia. Ecco qua. Siccome mi si sporca sempre un po' qua il mascara, devo pulire. Se no mi macchio tutta. Ok, allora. Il rossetto l'ho deciso sempre all'ultimo. Beh, ho toccato molto gli occhi, quindi. Le labbra, io direi di lasciarle nude. Oh, ma che c'è qua? Ma che c'è qua? Qui ha perso il campanellino. No! Dai un bacio a mamma. Io e lui ci diamo i bacini. Roma? Roma, non fammi fare figuracce adesso. Ma guardatela, ma non è bellissima? Sei bellissimo, amore? No. In pubblico no. Non le va. In pubblico non le va delle facce. Vero, amore? Però sei lì che mi guardi, eh? Matite occhi, no, matite labbra. Questa è matita labbra, perché sta qua? Quindi vado a temperarla. Nude, scusate, Urban Decay e Lip Pencil Naked, il nome. Io la uso proprio anche come rossetto, insomma, la stendo su tutta. Quindi il mi preparo con voi make up è finito. Ora vi faccio vedere, perché insomma vestirmi davanti alla telecamera non è che sia tanto carino, no? Allora vi faccio vedere cosa ho messo. Siccome ieri rimettendo a posto alcune cose, no? E ho trovato un vestito. Non se ne hanno mai però abbastanza di vestiti, quindi. Comunque vi faccio vedere. Vabbè, come gioiello ho messo questo come bijou, ok? Poi questo vestitino è semplice, no? Vi faccio vedere. È nero maniche corte qua, vedete? Così. Giro collo nero, se non guardate la pancia.
E ha però qua, tanto lo posso tirare su perché ho i leggings, questo motivo qua. Questo l'ho preso da Intimissimi. Oh, l'ho sporcato. L'ho preso da Intimissimi l'anno scorso. Questa è testa, come mi è saltata addosso. E niente, è molto carino, poi fa caldo. E poi invece ho messo questo maglione che vedete dietro, è tutto sbrilluccicoso così. Ed è dietro si è accorto e davanti a queste ali che scendono così. Questo dovrebbe essere di, non mi ricordo la marca. Questo l'avevo pagato un bel po'. Vestito no, Intimissimi. Questo sì, perché non mi ricordo la marca. No, forse l'avevo tolta l'etichetta. Non mi ricordo comunque. E poi vabbè, gli anelli immancabili. E poi l'elastico, quello col fiocchetto. Questo qua. Ok, la borsa non so ancora. Forse mi metto quella twin set. Aspettate che la faccio vedere. Ti dai, è una mega borsa. È una mega borsa questa. Col cuore, ovviamente. Ok, niente. Quindi il video mi preparo con voi è concluso. Ora vi saluto perché non vorrei essere logorroica e non rompervi. Poi vi farò vedere anche gli acquisti che ho fatto in farmacia, però ora no, perché sennò sarebbe troppo lungo, poi mi tagliate, mi gambizzate, ok? Ciao belle gufettine!